Ma signora squadra, non sarà una passeggiata. Noi la rispettiamo. La formazione dell'Inter, Gianluca, ce la ricordi velocemente? Sì, con tutti i titolari praticamente, quindi Pavard, Acerbi, Bastoni, poi Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Dumfries e Di Marco e la Tula davanti, Thuram e Lautaro, porta Sommer, Acerbi a orchestrare la difesa. All'improvviso ha deciso di non fare più turnover. Vediamo invece il Bologna che Baccaro ci racconterà da par suo. Prego. C'è Skorupski in porta, De Silvestri che sostituisce Poška, un bel giocatore che non c'è, giocherà Beukema in mezzo con Calafiori, quindi insomma, e non c'è neanche Lokumi, qui sono due assenze molto pesanti in difesa. A sinistra c'è Lico Giannis, Ebischer e Freuler, vecchia conoscenza Atalanta, in mezzo al campo, Ferguson, lo scozzese, grande giocatore, dietro a Zirze, e sugli esterni c'è Orsolini e Ndoye. Zirze devo chiedere scusa perché l'anno scorso l'ho definito un bidone, direi invece un bel giocatore. Beh, deve chiedere un po', scusa, una via di mezzo, cioè, bidone bel giocatore, uno che fa il suo, equilibrio proprio, tecnicamente un bidone è forte, tecnicamente forte, molto forte. Ma che diceva? Non è che ha sbagliato di poco, non è che è passato da bidone a fenomeno. Le squadre sono in campo, sta al Bologna a mettere il Guida. Volete sapere l'arbitro? È Guida di Vinovo. Ma che Vinovo? E al Barcio Marini. Allora, è pronto il Bologna a mettere il pallone in gioco, sì, sono le 15 precise. Uno dei giocatori più forti della Serie A, Zirze, direttore. Come? Zirze, uno dei giocatori più forti della Serie A, ovviamente. Io l'ho visto, non mi sembra sto fenomeno. No, attenzione, attenzione a Zirze. Partiti! No, sì, è un fenomeno in questo momento, Orsolini, che gioca nella zona di Bastoni, che mi sembra della difesa dell'Inter quello un po' meno di garanzia. Senza nulla togliere a Bastoni, che è un ottimo giocatore, però... Pavard dall'altra parte mi pare, quindi Orsolini cerca delle belle ripartenze, però i problemi in Bologna ce l'ha in mezzo alla difesa perché mancano i due titolari praticamente, quindi c'è addirittura Calafiori che è terzino, Calafiori che era stato a lungo in procinto, si diceva di andare al Milan come terzino sinistro. Attenzione, intanto oggi deve fare il titolare l'Inter che prende palla, metà campo, via, in affanno, dico Giannis, scalamente in calcio l'angolo, l'angolo è il secondo angolo, è esattamente il decimo minuto, l'undicesimo. Mi raccomando, adesso le torri sono avanti, c'è in azione di disturbo anche Acerbi, viene chiamato lo schema, attenzione, parabola bassa! Gol! Come che gol è Cardani? Mirko, ti ha fatto un gol in bellissimo. Questo è studiato sul primo palo a Cerbi. Allora, adesso ve lo faccio vedere l'Onda Mondo Flex, via! Si è spostato sul primo palo. Guarda dove è, c'è, bravissimo ragazzi, siccome, molto bravo. Siccome non adesso è un, faccio vedere. Secondo Cardani non è un bel gol, fanno il VAR adesso e se lo annullano perché non è bello. Esatto. Io ve l'ho anche evocato, Piacentini, io ve l'ho detto, sarebbe ora di fare gol sul calcio d'angolo. L'ha detto neanche 40 secondi fa. Poi arriva Martinelli che se la prende con me, ma se io ho delle questi flussi, lui lo deve accettare. Esatto. Allora, il calcio d'angolo è qui e vi faccio vedere esattamente che cosa è successo. E cioè parte il traversone, fate attenzione qui ad Acerbi, la palla arriva qui, Acerbi correndo verso il pallone del via di semiparietale e il pallone si insacca qui senza che possa fare nulla. È uno schema, perché anche ripetiamo, ce lo spieghi mister. Allora, calcio d'angolo, Acerbi corre verso il pallone del via, palla sul primo palo, il portiere marca il secondo perché il portiere sta sul secondo palo sul calcio d'angolo, ma lui è partito dalla linea di porta e Acerbi, che errore, lo sai anche tu Antonio, perché il difensore del primo palo si è mosso a seguire, lui doveva stare fermo e un altro doveva seguire. Adesso non mettono più l'uomo sul palo, noi giochiamo sempre col primo e secondo palo. Il portiere marca, attenzione con l'Inter, attenzione a Turan Lautaro, gol! Allora, gol
strepitoso di Lautaro. Così, come dire, sì, anche Lautaro ha detto: ammazza, che cosa ho fatto? Cioè, direttore, l'altro giorno non gli andavano dentro mai. Adesso oggi primo tiro ma che tiro, ragazzi, un siluro. È un golletto, secondo Cardani. Cosa dice Cardani? Dov'è il portiere? Ma quello è il portiere. Allora, vediamo. Lautaro da 25 metri. Dove è il portiere? Vediamo se c'è una responsabilità del portiere, come dice Cardani. No, non la piglia mai. È una fucilata. Botta pazzesca, l'onda monoplex, via. Pazzesca. Allora, questo è andato, ma lui l'ha messa troppo bene. Cardani che gliela tiri con le mani, non la prende. Il portiere è tutto spostato dall'altra parte. Allora, questo è uno di quei gol, come dire, che fanno solo i fuoriclasse. Esatto. Cioè, quel gol che te lo inventa il giocatore di altra categoria. Allora, guardate cosa è successo. Un appoggio qui per Lautaro. Lautaro controlla, fa due passi, poi da questa distanza, quindi pensate, la distanza com'è considerevole, fa partire un tiro violentissimo, un diagonale che si insacca qui a fil di palo, vola Skorupski, ma gli ha tirato uno scaldabagno, come dice il mio amico Franco Melli, al quale mandiamo un grande abbraccio perché ha avuto un piccolo malore adesso in clinica, però insomma niente di gravissimo. Melli, Franco Melli. Melli sta benissimo e lo salutiamo. Allora, clamoroso calcio di rigore per il Bologna, con intervento VAR, un calcio di rigore che mi pare ci fosse, sì. Per una cintura che ha fatto Lautaro ai danni di chi? Mi sembrava Ferguson. Come lo ha preso da dietro su un calcio d'angolo, lo ha affossato. C'è Orsolini. Orsolini con Sommer. Orsolini con il suo sinistro. Tiro. L'aveva presa però. Quasi presa, ma non ce l'ha fatta. Allora, prima dell'onda, vi faccio vedere cosa. Poi ci serve una moviola umana. La potrebbe fare Cardani con Vaccaro. Allora, praticamente c'è un calcio d'angolo qui in area di rigore dell'Inter. E in questa zona, direi abbastanza inutile, c'è Lautaro che cinge Ferguson, la palla va qui, l'arbitro era in questa posizione qui, quindi non vede perché sta guardando cosa c'è in area, finisce a terra Ferguson, si butta a terra anche Lautaro che sa di averla fatta un po' grossa e finge di cadere anche lui. La interviene, possiamo fare Cardani, fai vedere con allora intanto l'onda mondo, via. Tu fai Ferguson, lei fa Lautaro. Ecco, state così. Sì. Ecco, però state no, in favore di telecamera. Lei si mette ma lei faccia tutto dietro, ma non è la gara dei 120. Lei deve stare dietro. Devi centurare. Io provo ad andare verso lui. È Ferguson, lei è Lautaro. Così, e lo tira giù. Non fatemi male. Ecco. Ma è qui, sembra quasi una posizione. No, diciamolo. Allora, quindi questa cintura alle spalle, molto evidente. No, devo dire che anche Piacentini, che non è l'uomo più obiettivo del mondo, sì, riconosce subito che ci stava. Steder, c'era rigore. Stato un po' colpito un po' dalla moviola umana, perché questi due si atteggiavano in maniera... No, è che purtroppo non è l'orario. Non è l'orario, però. Qui è rovinato. Io da difensore ma non è caduto totalmente, poi si è buttato lateralmente. Si è capito meglio dalla nostra moviola che dal VAR. Sì, sono 15:20, cioè sono cose dopo mezzanotte possono ragazzi, passare queste moviole umane. Ragazzi, così, in Champions League i rigori non ve li danno, qui ve li danno. Però questo è un fallo stupido. Gianluca, è una follia di Lautaro. Questo è un fallo stupido, veramente. Fallo stupido. Ma che non ha senso. Ha voluto strafare. Palla lontana. Esatto. Ti passa uno davanti, lo vai a prendere. Ribadisco, il fallo avviene qui. Cioè, proprio... Posso ancora capire se fosse nell'area piccola, ti è sfuggito, cerchi in qualche modo, ma così ma è strano. So proprio capisco. Fallo. Quindi punizione a destra, dovrebbe essere la posizione ideale per provare il cross in area di rigore. Çalhanoğlu o Di Marco, Skorupski chiama lo schema. Come prima? Sì. Okay. Cioè col destro a uscire, col sinistro a entrare. Sembra un corner corto, come dicono i cronisti di un tempo. Allora palla si entrare. Allontana Ciala, ma si va a sistemare palla vicino entrare al vertice questo dell'area. La tira in porta. Di Marco, secondo me, può anche provare la battuta. Promettente per l'Inter. Attenzione, si muovono come pantere le punte nerazzurre. Attenzione, ci prova e Skorupski al mancino da lì. Bravo. Beh, sì, però allora ve lo faccio vedere al volo. Io preferivo che esatto, Di Marco da questa posizione ha provato, anziché metterla in mezzo, un tiro sotto la traversa. Ma il destro, che la palla esce e scappa dal portiere. Cioè non è una parata sensazionale. È abbastanza canonica. Attenzione, pallone adesso ancora all'indietro dove Acerbi, con calma,
mette in movimento adesso Di Marco. Palla centrale intanto che Mkhitaryan riappoggia verso Acerbi. Bologna che esce, ma neanche tanto. Pallaccia questa. Tanto attenzione. Ancora il lancio in profondità per Zirze. Oh. Va Zirze, attenzione perché se la potrebbe servire. Gira su se stesso, limite la rigore. Zirze, attenzione, Zirze il destro. Gol! Gol di Zirze, direttore. Gol del Bologna. Scarso Zirze. Cosa fa Caldara? Direttore, scarso Zirze. Scarso Zirze. Allora, gol di Zirze, non so se è stata una deviazione. Portiere fermo, ma vediamolo perché Zirze tira dal limite. Forse c'è stata una deviazione. No, non credo. A me si permessi. Ecco, perché è talmente preso in contotempo Sommer. Secondo me allora, c'è una deviazione, perché sennò sarebbe gravissimo. Allora, grande lancio per Zirze, che si inserisce centralmente, al limite si ferma, chiede... l'1-2 un giocatore poi no, tira no, tutto lui no, ha fatto gol Zirze è passato sotto le gambe di però Sommer è rimasto fermo Sommer il tiro però non... allora Londa Mondoflex mi piace vedere allora praticamente c'è un lancio verso Zirze, guardate, ve lo faccio vedere bene così a casa capite che cosa è successo. Lancio in profondità per Zirze. Zirze scatta e ha praticamente tre avversari intorno a sé, riesce comunque ad agganciare il pallone, vede il movimento di un compagno, si ferma qui Zirze, si ferma e si pensa che dia la palla al compagno magari per il tiro. Sì. Invece prova un tiro di sinistro che passa vicino alla gamba, non so se di bastoni o bastone, cosa, bastone. E si insacca piano piano qui, con Sommer che rimane sulla sale. Il bastone doveva chiuderlo, sì, ragazzi. Sì. Però Sommer, Piacentini è immobile. Oggi il portiere, questo è il portiere, Sommer, l'80% della responsabilità. È sua? Ragazzi. Allora, ripeto, guardate bene da casa, perché noi parliamo di immagini che vediamo, a casa devono capire. Certo. Quando Zirze, praticamente Zirze è fermo, sì, no? E sembra che voglia passare il pallone qui. Poi uno pensa che tiri tipo Lautaro, una cannonata. È vero che il tiro è imprevedibile, no, perché portiere... forse colpisce male la palla anche. Qui c'è Sommer, qui c'è Bastoni, credo. Il pallone fa questa traiettoria, però non passa in mezzo alle gambe di nessuno, passa vicino a Bastoni e piano piano entra con Sommer che guarda, un po' come il peggior Handanovic. Sì, sì, no? Guarda. Colpa di secondo Sommer, me sì. Solo che lui Sommer vista... era convinto che Bastoni la prendesse. Ma ragazzi, ma Bastoni si è levato dalla traiettoria. Sì, Bastoni ha fatto Bastoni ha delle colpe. Più Bastoni o più Sommer? Allora, più Bastoni. Sono scappati, però, tutti... secondo me Bastoni non se ne accorta. Bastoni può avere delle colpe. Sono scappati tutti i difensori verso la porta e quindi Zirze ha avuto modo di mirare e di tirare in disparte. Il portiere può anche non arrivarci, però deve provare. Sì, cioè, questo vuol dire lui è stato preso un po' in controtempo. Tira una mozzarella. Allora, cambi nell'Inter. Entrano Cuadrado. Cambiati gli esterni: Cuadrado e Carlos Augusto, fresco di convocazione nazionale brasiliana. Mi escono Dumfries. Sì, è stato sorpreso come Marco. Dumfries di Marco. Attenzione alla possibilità di tirare. Poi cadono tutti. Una conclusione improvvisa. Palla che sbatte su Carlos Augusto. Gol! No, come no? Annullato per fuorigioco. Allora vediamo però, perché la VAR toglie, la VAR dà. Allora c'è un'azione tambureggiante dell'Inter, ma c'è l'assistente con la bandierina alzata. Il gol sarebbe stato di chi? Di Sanchez, che è entrato al posto di Thuram. Allora intanto c'è Cuadrado a terra. Allora ragazzi, Calafiori. C'è un fallo di Thuram o di Calafiori? Vediamo. Poi il tiro sul pallone. Sì, credo che Sanchez fosse in fuorigioco. Fa il gioco netto. Non riesce a far proseguire. Cuadrado. Lautaro, attenzione, Cuadrado, le finte di Cuadrado, entra in area. Cuadrado, serie di finte. Cerca qualcuno, non sa che fare. Palla che poi viene messa ancora verso la porta, ne spinge Skorupski. Tiro centrale, potente ma centrale. Intanto allora l'Inter ha rischiato molto perché c'è stata un'imbucata di Salihamidžić e Sommer ha dovuto uscire 10 metri fuori dal limite dell'area per anticipare l'attaccante del Bologna, che sennò sarebbe stato tutto solo davanti a lui. Poi l'Inter con Cuadrado, finte contro finta a destra, tiri ribattuti e alla fine va alla conclusione Carlos Augusto, credo. Respinge a pugni uniti Skorupski. Attenti intanto Carlos Augusto, ancora spazio per andare sulla sinistra, la rimette in mezzo
Attenzione, Bastoni cerca un cross sbagliato, dovevi tirare da lì. Perché non il contropiede, attenzione a Van Hooijdonk, protegge bene palla, arrivano in tre. Attenzione, sbaglia tutto poi Van Hooijdonk, che veramente c'è una differenza tra lui e Zirkzee clamorosa. Si gioca adesso a destra, sale piano piano Corazza, va via Corazza, si butta il Zozzi, eccolo servito, area di rigore, la palla che resta lì, viene deviata da Sommer che salva in qualche modo. Ancora Bologna però, in attacco resta e può ripartire l'Inter, no, c'è il Bologna. Mettilo giù, bene, esce bene Sanchez. Palla via, non portarla. Palla per Cuadrado. Attenzione, dai, ancora Sanchez. Dai ragazzi. Dai! Lato porta dell'area, palla in mezzo. Skorupski con i pugni. Skorupski esce anche El Zuzzi che in qualche modo riesce a. Pallone recuperato ancora da Bastoni. In mezzo. Attenzione, Bastoni la ributta in mezzo. Niente, non. Cos'è? Poi attenzione, Fratesi in Ferguson quota. Ferguson ha tirato su una pallonata. Dai, siamo in tre, la prende quello lì, la prende. Pallonata su Barella, poverino, che prende una pallonata in faccia, si violentissima. Una dinamica terribile quella di Barella, non perché lui morirà, chiaramente, però praticamente c'è una palla che rimbalza al limite. Finita. È finita. Il giocatore del Bologna rinvia con tutta la sua forza. Barella, che generosamente sta correndo verso il pallone, prende la pallonata in piena faccia. E quindi stramazza il suolo, perché non è soltanto la pallonata da un metro, è lui che corre verso il pallone e il rinvio che lo centra in volto. Finisce clamorosamente 2-2, una partita che dopo. Cardano, una partita che sembrava chiusa. Scusi, da scusi, se mi permette, siccome Rossi prima è venuto da me, do facoltà. Però ecco. fai complimenti anche a me, che come sempre. Mi dispiace, signor Rossi, mi dispiace. Purtroppo il toro non riuscirà a fare niente con te. Comunque, il Bologna con me non perde mai, direttore. Allora, una partita finita dopo un quarto d'ora. Che l'Inter doveva solo amministrare, ora le vie del calcio sono infinite. Probabilmente ci sono tante ragioni, magari il clamoroso errore di Lautaro ha psicologicamente destabilizzato un po' la squadra, non lo so, però Macri non è normale che non riusciate poi più a vincere, beccate anche due. L'unica cosa che vedo in questa giornata è che il campionato è ancora molto lungo. Sì. Però prima parlavamo comincia a dire così non è mai un buon segno. No. per riprenderci, prima parlavo proprio con i miei amici con cui condivido questa scrivania, che l'Inter è forte, forte, forte. Adesso io vorrei aggiungere, se siamo veramente forti, queste partite dobbiamo vincere. Che l'Inter giochi leggermente meglio dell'anno scorso, questo è verosimile. Però non basta assolutamente. Io sono quegli amanti del calcio. Scusi, forte, quel calcio, forte l'Inter. L'Inter. Allora, prima di questa partita tutti dicevamo contro il Benfica, che l'Inter un tempo, un primo tempo disastroso, un secondo tempo. Vabbè. E poi non è che tutti abbiamo asserito e affermato che l'Inter è la squadra più forte. Oggi dobbiamo arrivare a questa conclusione, allora, che probabilmente in questo momento non è vero. Per darvi la misura di come fosse assolutamente impensabile che l'Inter pareggiasse, vi do un retroscena. Dopo un quarto d'ora, la prima pubblicità, da Eder, Macri e Piacentini si sono fatti fare una foto indicando il video 2-0, siamo fortissimi. No? Cioè loro al quindicesimo del primo tempo l'avevano già battezzato, e forse anche un po' l'Inter l'ha fatto quell'errore lì. Un pochino la prossima volta non fatela più. Questa roba di Lautaro non se l'aspettava nessuno. Sì, cioè, però secondo me quello ha destabilizzato completamente tutta la squadra. Allora andiamo a vedere, è vero, il secondo tempo, eccolo qui, vedete che l'Inter al secondo tempo costruisce. Il 64esimo sui sviluppi di un corner a Cerbi di testa fuori, poi il 78esimo Lautaro al volo da centroarea fuori di poco, questa è una buona palla gol. 84esimo Carlos Augusto al volo, Skorupski respinge. 89esimo a due passi Carlos Augusto di testa fuori. Però devo dire che di tutte queste opportunità l'unica vera palla gol mi pare quella del 73esimo di Lautaro. Le altre hanno situazioni, ma non proprio la grande. Tant'è che Skorupski non ha fatto paratissime, se vogliamo. C'è il tema portiere, perché al 62esimo gran giocata di Zirkzee che col destro in sacca, e qui dobbiamo dire che Sommer ha sbagliato qualcosa. Al 96esimo è la Zuzzi sottoporta col destro, qui però direi che non era una vera palla gol, perché Sommer salva col piede ma non era un tiro, e la Zuzzi cercava più un passaggio nell'area piccola, però era una situazione potenzialmente interessante. Quindi diciamo una palla gol per parte nel secondo tempo. Andiamo a vedere i promossi bocciati, vediamo se Sommer rientra nei bocciati. Sì, è il primo dei bocciati, poi Bastoni e Cuadrado, che in effetti non ha inciso, i migliori Lautaro, che almeno nel secondo tempo
al di là del però gol. Io Lautaro non lo promuovo. No, è colpa sua. È colpa sua. Acerbi e Carlos Augusto. Andiamo a vedere adesso lo scout della partita. Eccolo qui: 2-2, 63% possesso palla Inter. Però vedete, i tiri in porta 5-4, i tiri fuori 3-3, i tiri respinti 5-2. Cioè la produzione complessiva 13-9. Non è così significativa, le conclusioni pericolose 5-3, cioè dall'Inter ci si aspettava comunque una partita più importante. Il corner 7 per parte, i falli 11 dell'Inter, 9 del Bologna, 2 ammoniti per parte e il piccolo giallo che ha accompagnato la vicenda di Lautaro. Lo ricordiamo ancora per chi non ci stava seguendo durante la partita, e cioè Lautaro Martinez, quando provoca il rigore, a termini di regolamento sarebbe stato da espellere. Perché? Ve lo faccio vedere molto rapidamente. Perché quando batte il calcio d'angolo l'Inter, il regolamento, e ci ha aiutato come sempre Dennis di errori arbitrali, dice che se Lautaro, che affossa Ferguson qui, l'arbitro è qui e non lo sta vedendo perché l'arbitro sta guardando in questa zona, se la palla non è ancora partita e c'è il fallo e calcio di rigore e non c'è ammonizione, se la palla è partita, ci dice Dennis di errori arbitrali, che questo fallo, cioè acchiappare da dietro l'avversario e affossarlo, è rigore e ammonizione. In questo caso Lautaro poi è stato ammonito nel secondo tempo, come dicono molti dei nostri ospiti, ma se lui avesse già avuto un giallo probabilmente, però insomma, chi interista non è, vi può dire dovevate avere un giocatore in meno. La prestazione negativa fatta in casa, e questo che... Quella la fase d'attacco la vedete, con molto più Inter naturalmente che Bologna, soprattutto nel secondo tempo. Io vedo...